il bilancio del Comune di Milano attualmente non si riesce a chiudere, parlo del bilancio preventivo. Abbiamo tempo fino al 31 maggio, ma io continuo a parlarne con il governo, fino col Presidente del Consiglio, per manifestare le nostre difficoltà. I costi sono fissi mentre i ricavi no. I ricavi in questo momento noi paghiamo difficoltà soprattutto perché non abbiamo i dividendi a cui eravamo abituati, in particolare da SEA, e anche perché, per esempio, pensate al trasporto pubblico, quanta bigliettazione in meno viene fatta. C'è questo paradosso che i comuni più virtuosi, più ricchi in condizioni normali, in questo momento pagano più impegno, cioè altri hanno meno ricavi, sono più facilmente bilanciabili. Noi in questo momento io non so come possiamo chiudere i bilanci di quest'anno, però non ci sono vie altre che intervento del governo. L'intervento del governo è stato molto copioso, diciamo significativo, e ci ha permesso di chiudere in tranquillità il bilancio 2020-2021. Ad oggi il governo non parla ancora di interventi, ma è chiaro che non può essere così. Milano ha avuto più di 450 milioni nel 2020, più di 450 milioni nel 2021, ad oggi zero, non è possibile. Per cui in questo momento teniamo duro e io non taglio una riga di costi nella speranza che interverranno. Se non intervenissero sarà un grande problema, ma io penso che interverranno. Quindi la stima è quantomeno è quella circa. Sì, diciamo, poi è chiaro che è un po' di... io dico, non sono i costi, sono fissi, in realtà possiamo fare sempre qualcosa, ma insomma noi in questo momento senza almeno un paio di centinaia di milioni di intervento del governo non riusciamo. Per cui, però, adesso, per essere chiari con i milanesi, in questo momento io vado avanti e me ne prendo la mia responsabilità sui costi, come se poi il problema lo risolvessimo, e quindi non taglio servizi.